Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allegri l'è stato quello lì che nel sottopassaggio l'anno scorso ci disse arrivate sesti e tu ci arrivi te sesto, caro Acciuga, perché te l'ho detto 3 settimane fa. Te finisci sulla pizza, te in 3 giornate da più uno sei andato a meno sette con un asterisco, devi stare muto, caro Acciuga, perché te sei come Mourinho, sei come Conte, te ormai sei un allenatore anticalcio, obsoleto a livello tattico. Ma poi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate tutte le campanelline, è tutto gratis. Iscrizione gratis al canale degli esonerati. Ma poi io voglio fare, io l'ho vista la partita ieri, avrei voluto fare anche un video, solo che non avevo più voce ieri sera. Ma io voglio fare una domanda, no? A quelli che ci hanno detto della Marotta League fino alla settimana scorsa, che forse ora si sono resi conto di essere inferiori e non di poco. Ragazzi, io vi voglio dire che solo quest'anno voi parlavate della Marotta League perché ce l'avevo Ibra, devo dire, due squalificati, uno per doping e uno per calcio scommesse, e ce l'avete voi, non ci sanno noi. Marotta League, ma poi hai capito che sei inferiore? Hai capito che sei inferiore? Ma la domanda. Scusate, ma la domanda che io voglio rivolgere ai tifosi della Juventus, ma questa squadraccia che emozioni vi dà? Che emozioni vi dà una squadra del genere che solo per culo è stata prima per una notte, speculando tutto il girone d'andata sull'avversario, non ricevendo un rigore a sfavore? Che emozioni vi dà questa squadraccia, vi chiederei io. Una squadra scarica di testa, confusionaria, che non sa di che cosa farsene della palla. Che emozioni vi dà, tifosi della Juve, questa squadraccia, vorrei aprire io. Ma quale Marotta League? Voi ce l'avete voi? Voi altro che Marotta League ce l'avete in panchina? Perché io sono convinto che questa squadra con un altro allenatore sarebbe andata molto, ma molto meglio. Discorso che ho fatto 2 giorni fa su Inzaghi. Gli allenatori si devono migliorare a livello tattico, devono fare degli step, soprattutto quando acquisiscono esperienza. Altrimenti fai la fine di Conte, fai la fine di Mourinho e di tanti allenatori che ormai a livello tattico sono obsoleti. Capito? Allegri è lo stesso allenatore a livello tattico di 15 anni fa, non si è evoluto ed ecco, e poi dopo in campo vedi quello schifo, perché io ieri la partita l'ho visto e hai visto che è spettacolo quello, cioè te mi devi dire quello è calcio quello che offre la Juve, cioè la Juve, come fai a dire che la Juve gioca a calcio quando ha la partita? La Juve ha fatto un miracolo a fare tutti quei punti, fidati, per come gioca, per come ha speculato, ma ha fatto un miracolo anche perché non gli hanno mai fischiato un rigore contro. Ecco perché la Juve è stata prima per una notte. Perché questi fanno ridere, te lo dico io, questi fanno ridere. Ed attenzione, perché Acciuga, oltre ad essere finito sulla pizza, ieri fa un errore clamoroso che andrà sicuramente, anzi che andrà, che potrebbe andare sicuramente a nostro vantaggio, perché quando lui rigetta, vomita tutta la colpa sui giocatori dicendo ma io ho dei giocatori che non hanno esperienza, le reazioni le possono essere due. O il giocatore dice ah sì, uno esperienza, allora te lo fa vedere e si impegna il triplo, oppure nella testa il giocatore dice ah, ho un'esperienza, allora vai a cagare, tanto non ho esperienza, e si demotiva il giocatore. Quindi Allegri come Conte incomincia a scaricare la colpa sui suoi giocatori. Questo è un allenatore, ragazzi, che a livello tattico è diventato imbarazzante. Almeno fino a 5, 6, 7 anni fa era potabile, aveva gestito dei grandi spogliatoi, ma questo è un allenatore ridicolo, ragazzi. Quando gioco alla Juve non è calcio, te lo ripeto, mi fai a dire che è calcio? E questi volevano vincere il campionato. Questi volevano tenere testa all'Inter per vincere il campionato, ma tra l'Inter e la Juve, a livello di gioco, di spettacolo, di schemi, di variabili offensive, di postazione della squadra, di riempimento spazi, cioè c'è un abisso, ma di cosa stiamo ragionando? L'avete capito ora, cari juventini, che voi non siete minimamente paragonabili a noi? E che la Marotta League ce l'avete voi,
con due squalificati, uno per doping e uno per calcio scommesse. L'avete capito? Vi è servita la lezione ora? Spero di sì. Ciao, Inter.